appuntamento del dottor Starbene. In questa puntata ci occuperemo del tumore, le cifre dei tumori, soprattutto quello che è l'incidenza e la guarigione, tutti gli aspetti che sono la prevenzione, gli screening per poter agire in tempo e tutto quello che è il processo di guarigione. Per farlo, tre ospiti in studio e li presentiamo subito. Il dottor Fabrizio Capone, responsabile di radiologia dell'ospedale di Atri. Benvenuto. Buonasera a tutti. Accanto a lui c'è Carmine Fortunato, responsabile di anatomia patologica, sempre del presidio ospedaliero di Atri. Benvenuto. Buonasera a tutti. E poi abbiamo il dottor Antonio Astolfi, responsabile di endoscopia dell'ASL di Teramo. Benvenuto. Buonasera a tutti. Allora, iniziamo con un dato importante. Questi sono i risultati dell'AIRTUM, ovvero l'Associazione Italiana Registri Tumori, relativi al 2013. E dice: ogni giorno in Italia si scoprono 1000 nuovi casi di cancro. Alcuni dati dicono che nel nostro paese nel corso dell'anno ci sono 366.000 nuove diagnosi, delle quali circa il 200.000, ovvero il 55%, riguarda gli uomini, mentre 166.000, e cioè il 45%, riguarda le donne. Allora, i nostri medici in studio parleranno di tre particolari neoplasie. Si parlerà di tumore al seno, si parlerà di tumore alla cervice dell'utero e si parlerà del tumore al colon retto. Abbiamo preparato per ognuno di loro delle schede introduttive per cercare di spiegare di che cosa parliamo e iniziamo subito dal primo video, che è lo screening e soprattutto il tumore del seno. Vediamo. Il tumore della mammella è la neoplasia più frequente nelle donne, tanto che rappresenta oltre un quarto di tutte le diagnosi tumorali femminili. In Italia si stima che colpisca circa 37.000 donne ogni anno. Negli ultimi decenni si è registrato un costante aumento di frequenza di diagnosi, accompagnata però da una riduzione della mortalità. Ciò è stato possibile anche grazie alla sempre più ampia diffusione della diagnosi precoce, che ha permesso di aumentare il numero di tumori identificati ai primi stadi di sviluppo della malattia, quando il trattamento ha maggiori probabilità di essere efficace e meno invasivo. Lo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario si rivolge alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni e si esegue con una mammografia ogni 2 anni. In alcune regioni si sta sperimentando l'efficacia di una fascia di età più ampia, quella compresa tra i 45 e i 74 anni, con una periodicità annuale nelle donne sotto ai 50 anni. La mammografia è un esame radiologico della mammella, efficace per identificare precocemente i tumori al seno, in quanto consente di identificare i noduli anche di piccole dimensioni non ancora percepibili al tatto. I programmi organizzati di screening prevedono che l'esame venga eseguito visualizzando la mammella sia dall'alto verso il basso che lateralmente. Una maggiore accuratezza della diagnosi viene ottenuta dalla valutazione della mammografia effettuata separatamente da 2 medici radiologi. Un ampio studio pubblicato nel settembre 2012 sul Journal of Medical Screening e che ha passato in rassegna le ricerche pubblicate sui programmi di screening per il cancro al seno attivi in Europa ha mostrato che la mortalità si riduce del 25% per le donne che si sottopongono allo screening. Per ogni 1000 donne di età tra i 50 e i 69 anni sottoposte regolarmente ai programmi di screening e seguite fino ai 79 anni di età, lo screening permette di salvare tra 7 e 9 vite. Una positività alla mammografia non equivale a una diagnosi certa di cancro al seno, anche se indica una maggiore probabilità di essere affette dalla patologia. Per questa ragione, in caso di un sospetto, al primo esame seguono ulteriori accertamenti diagnostici che, all'interno dei programmi organizzati di screening, consistono in una seconda mammografia, in un'ecografia e in una visita clinica. A questi esami può far seguito una biopsia per valutare le caratteristiche delle eventuali cellule tumorali. Soltanto al completamento di questo percorso si ottiene la conferma della diagnosi e, in caso di positività, si dà il via all'iter terapeutico.
Per quanto riguarda il trattamento, se gli approfondimenti confermano la presenza di lesioni tumorali maligne, viene proposto un trattamento secondo un preciso protocollo terapeutico nei centri di riferimento del programma di screening. Il tipo di intervento è strettamente connesso al tipo di tumore diagnosticato e al suo stadio. Tuttavia, nella quasi totalità dei casi, il percorso terapeutico per il cancro del seno prevede un intervento chirurgico per rimuovere i tessuti malati. Negli ultimi anni, nei casi di cancro circoscritto a un'area ristretta, si ricorre alla chirurgia conservativa, che consente di asportare soltanto la parte del seno in cui si trova la lesione. È quella che viene chiamata la quadrantectomia. Gli interventi, tuttavia, se necessario, possono essere più invasivi. Spesso si procede all'asportazione dei linfonodi dell'ascella, che rappresentano la via principale attraverso cui il tumore tenta di diffondersi al resto dell'organismo. Il trattamento del cancro al seno può prevedere inoltre il ricorso alla radio e chemioterapia e a specifici farmaci. Dottor Capone, 25% di guarigione, quindi mortalità in meno grazie agli screening, e oggi siamo qua proprio a parlare dell'importanza degli screening, giusto? Sicuramente sì. Ora, lo screening, che comunemente viene chiamato prevenzione del cancro del seno, in realtà bisogna fare una precisazione. Non stiamo parlando di prevenzione in senso stretto, perché noi non influiamo, non interveniamo sugli stili di vita della popolazione. Lo screening è semplicemente un mezzo per andare a cercare una patologia che noi sappiamo che esiste. Avete sentito dal video che la maggiore incidenza di tumore nelle donne, il numero uno, il primo posto, la medaglia d'oro ce l'ha il tumore della mammella. E quindi noi con lo screening cerchiamo di individuare il più presto possibile questa malattia nella popolazione. Quindi tra le cose importanti, insomma, noi ora dobbiamo parlare di un'iniziativa molto importante, perché se è vero che si è accertato che grazie agli screening si riesce ad agire, certo, in maniera tempestiva, allora cerchiamo di spiegare l'importanza. Lo screening in sé per sé ha valore in quanto che cosa fa accertare? Perché i medici riescono a curare grazie allo screening? Perché grazie allo screening, lo screening avviene in questo modo: noi chiamiamo tutte le donne che sono di età compresa fra 50 e 69 anni. Quindi sono donne asintomatiche, donne che non hanno nessuna percezione di avere la malattia. E quindi spesso troviamo delle lesioni che sono piccole e ancora non clinicamente visibili. Quindi la donna magari che fa l'autopalpazione non è stata in grado di individuare il nodulo piccolissimo di pochi millimetri che noi riusciamo invece a individuare con la mammografia e con i successivi passaggi, con l'ecografia, la visita clinica e quant'altro. Quindi è importante, perché noi andiamo a sottoporre ad esame mammografico tutta la popolazione, non solo quelle sintomatiche. Cosa importante che vogliamo dire, ovviamente il territorio si impegna a curare e quindi a prevenire soprattutto le malattie della sua popolazione. A questo riguardo c'è un'iniziativa importante della ASL di Teramo, giusto? Certo. Che promuove una campagna di comunicazione, perché ne stavamo parlando prima, si è scoperto che è importante saper comunicare, giusto? Certamente. Allora, noi questa non è la nostra prima esperienza. Noi abbiamo avuto in Abruzzo un'esperienza a gestione regionale di alcuni anni fa, che era gestita dalla ASL di Chieti, quindi gli screening su tutta la regione venivano gestiti dalla ASL di Chieti, poi si è passato successivamente a una gestione aziendale, cioè ogni ASL attua il suo programma di screening. Nella passata gestione aziendale, che purtroppo si è interrotta a dicembre 2013, noi abbiamo avuto uno scarso afflusso, un afflusso che va a seconda dei comuni dal 10 al 50%, per una media del 37%, è un risultato sicuramente negativo. Ci siamo posti il problema e ci siamo chiesti come mai c'è questo risultato negativo, quando poi noi abbiamo una lista d'attesa di un anno superiore a 365 giorni per la mammografia. Quindi c'è una popolazione sensibile al problema, ma nello stesso tempo il nostro programma di prevenzione del tumore della mammella non è stato capito. Quindi abbiamo fatto due cose. Abbiamo pensato che non avevamo parlato bene, forse non avevamo
dialogato bene con la popolazione della provincia, perché sa, è diverso quando una donna c'ha un nodulo alla mammella e viene da noi perché c'è un nodulo alla mammella. Noi andiamo, mandiamo una lettera a delle persone che sono perfettamente sane. Quindi andiamo a ricordare a queste persone che possono avere una malattia. Arriviamo al punto importantissimo, ovvero si sceglie di cambiare comunicazione, si sceglie di comunicare alle donne, perché qui ovviamente il settore è quello delle donne, di mandare un messaggio preciso per cercare A, di non spaventare, certo, e B, di far capire l'importanza di questo screening, perché può essere un fastidio, può essere noioso, può essere da inserire all'interno di giornate impegnatissime. Ovviamente sì, ormai si lavora sia uomo che donna all'interno del nucleo familiare, ma è fondamentale. E allora vediamo come l'ASL di Teramo ha cercato di comunicare tramite un'informazione, una campagna di comunicazione regionale, in questo caso in particolare parliamo dell'ASL di Teramo, per far capire che quando arrivano queste lettere è fondamentale rispondere e recarsi a fare questi screening. Vediamo. C'è una lettera della ASL di Teramo per te. Ti arriverà a casa, aprila, contiene il segreto della tua salute. La tua ASL ti chiama per esami gratuiti, non dolorosi, puoi cambiare la data. Se vuoi, puoi portare la lettera al tuo medico curante, lui sa tutto e risponderà ad ogni tua domanda. Telefona al numero scritto nella lettera se hai dei dubbi. Questa iniziativa della tua ASL si chiama screening e salva la vita. Ed è esattamente di questi tre screening che parliamo oggi, perché loro ovviamente fanno riferimento ognuno a uno di questi tre punti toccati. Comunicazione detta insomma da lavori in corso è dolce, semplice e incisiva. Quindi arriva una lettera. Sì, arriva una lettera a casa, ma noi abbiamo fatto di più, perché la comunicazione è vero, useremo tutti i mezzi di comunicazione, anche social network. Nel nostro progetto c'è anche l'utilizzo dei social network, per sensibilizzare anche le persone più giovani, che ricordino per esempio alle mamme che c'è da fare un controllo al seno. Ma come diceva lo spot, questo è uno spot, il primo spot, il nostro primo spot, che parla di, è dedicato a tutti e tre gli screening, perché tutti e tre gli inviti sono fatti tramite lettere per tutti e tre gli screening. Come diceva lo spot in un passaggio, vai dal tuo medico, lui sa tutto. E qui secondo noi è la chiave di volta, nel senso che noi abbiamo voluto un coinvolgimento fortissimo dei medici di medicina generale. L'attività di screening è un'attività che si fa sul territorio, non si può prescindere da chi è il depositario della fiducia del cittadino sul territorio, che è il medico di medicina generale. Quindi tutti i medici di medicina generale, io so che sono già stati distribuiti dei DVD che terranno all'interno delle loro sale d'attesa, che proietteranno continuamente all'interno delle loro sale d'attesa. I medici di medicina generale sono in contatto con noi per rispondere a tutti i quesiti che le donne avranno, e quindi noi stiamo creando questa rete con la medicina del territorio affinché ci sia una maggiore sensibilizzazione delle donne alla partecipazione a questa attività. Abbiamo detto come, insomma, nella scheda introduttiva quelli erano tutti i dati del Ministero della Salute, perciò insomma, e in più ci siamo basati anche sui dati raccolti nel 2013 proprio dall'Associazione di Ricerca sul cancro in Italia in generale. Il primo è ovviamente il tumore alla mammella. Si è stabilito che il 50% dei tumori che colpiscono le donne, il 50% è proprio quello del seno. Ma oggi parliamo anche, come era insomma nello spot reso visibile, si parla anche di utero, si parla in particolare di cervice dell'utero. Questo qui, adesso ne parleremo approfonditamente, fa meno paura, assolutamente meno paura del tumore al seno, perché si sa per quale ragione si può contrarre. E andiamo con ordine, partiamo dalla scheda introduttiva e poi ne parliamo con il dottor Carmine Fortunato. Vediamo. Il cancro della cervice uterina è il secondo tumore più frequente nella popolazione femminile. In Italia si stima colpisca circa 3.500 donne l'anno. Questo tumore è causato da un'infezione persistente da papillomavirus umano, che si trasmette per via sessuale ed è molto frequente, soprattutto nelle persone giovani. La maggior parte delle infezioni regredisce spontaneamente. Quando invece l'infezione persiste nel tempo, si formano lesioni nel tessuto del collo dell'utero che possono evolvere in cancro.
Esistono molti tipi diversi di virus HPV e il rischio di cancro dipende fortemente da alcuni tipi ben identificati. Ad esempio, i virus HPV 16 e HPV 18 sono considerati fra i più pericolosi. L'acquisizione dell'infezione è necessaria per sviluppare il tumore. Tuttavia, vi sono anche altri fattori che contribuiscono all'insorgenza del cancro, quali il fumo di sigaretta, le abitudini sessuali, la presenza in famiglia di parenti stretti con questo tumore, una dieta povera di frutta e verdura e l'obesità. Il lasso di tempo tra infezione e sviluppo del tumore è lungo ed è possibile intercettare e trattenere le lesioni prima che degenerino. Dato che sia le infezioni che le lesioni possono non dare nessun segno clinico ed essere quindi inapparenti, è necessario eseguire alcuni esami specifici per identificarle. Gli screening sono programmi di sanità pubblica offerti alla popolazione generale che offrono la possibilità di effettuare esami specifici per identificare precocemente lesioni precancerose in modo da trattarle e risolverle. Il test impiegato finora nello screening per il cancro del collo dell'utero è il PAP test. Deve essere effettuato da tutte le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni, ogni 3 anni. Secondo le prove scientifiche disponibili, è questo infatti l'intervallo di tempo che rende massimi i benefici dello screening e riduce al minimo i costi e le visite richieste. L'intervallo infatti è sufficientemente breve per rendere poco probabile tra un test e l'altro lo sviluppo di un tumore. Mentre non è così breve da individuare lesioni che regredirebbero spontaneamente e quindi a indurre a effettuare un trattamento che non sarebbe necessario. Il PAP test consiste in un prelievo di una piccola quantità di cellule del collo dell'utero eseguite, strofinando sulle sue pareti una spatolina e un tampone. Le cellule prelevate, dopo essere state sottoposte a un particolare processo chimico, vengono analizzate al microscopio per valutare la presenza di alterazioni, che possono essere indice di una trasformazione in cellule tumorali. Se il PAP test non evidenzia nessuna anomalia, la donna viene invitata a ripetere l'esame dopo 3 anni. Recentemente sono stati messi a punto sistemi che permettono di identificare direttamente la presenza di infezioni da HPV e che potrebbero in futuro sostituire il PAP test tradizionale nei programmi di screening. Qualora invece il PAP test risultasse positivo, vale a dire nei casi in cui l'analisi al microscopio mostra la presenza di cellule con caratteristiche pre-tumorali o tumorali, il protocollo dello screening per il cancro del collo dell'utero prevede l'esecuzione di esami di approfondimento. In primo luogo, la donna è invitata a eseguire una colposcopia. Si tratta di un esame che, attraverso l'utilizzo di un apposito strumento, permette la visione ingrandita della cervice uterina. In tal modo il medico è in grado di confermare la presenza di lesioni pretumorali o tumorali e valutarne l'estensione. Alla colposcopia può far seguito una biopsia, cioè un prelievo di una piccola porzione di tessuto anomalo da sottoporre a un'analisi che confermi definitivamente le caratteristiche esatte della sospetta lesione. L'adesione puntuale ai programmi di screening aumenta notevolmente le probabilità di individuare lesioni a uno stadio di sviluppo molto precoce. Ciò consente il più delle volte di interrompere il cammino della lesione verso il tumore avanzato con un piccolo intervento chirurgico. L'incidenza dei tumori della cervice uterina in Italia negli ultimi 10 anni è diminuita di quasi il 25%, proprio a causa degli effetti positivi dello screening e del trattamento precoce. Tuttavia, l'approccio terapeutico che all'interno dei programmi di screening è rigidamente codificato nel rispetto delle prove di efficacia è diverso a seconda della natura della lesione identificata. In particolare, la lesione viene considerata tanto più grave quanto più si è estesa in profondità nella parete del collo dell'utero. In genere, nel caso di lesioni che hanno alte probabilità di regredire spontaneamente, si preferisce attendere e valutare nuovamente la situazione dopo un nuovo ciclo di screening. Nel caso di lesioni di gravità intermedia, le lesioni vengono rimosse con piccoli interventi chirurgici, eseguiti in ambulatorio e in anestesia locale. Nel caso di lesioni gravi, che sono comunque molto rare, più frequenti nelle persone che non hanno mai eseguito esami di screening, la donna deve seguire un iter terapeutico più complesso, a seconda dell'esatta natura e dell'estensione della lesione. In particolare, nei dati del Ministero della Salute si parla di PAP test dai 25 anni in poi, e invece ci stava spiegando proprio Carmine Fortunato che c'è un passo avanti che è stato fatto. C'è stata una distinzione tra i 25 e i 30 anni e sono 2 i test, perciò spieghiamo tutto.
Sì, siccome negli ultimi anni è venuto fuori che la causa del carcinoma della cervice uterina è un virus, si è pensato di ricercare questo virus prima di effettuare un pap test. Col semplice pap test si cercavano direttamente le lesioni provocate dal virus. Ora, assodato che è un virus la causa di queste alterazioni, si è pensato di cercare proprio direttamente il virus. Quindi il pap test in alcune regioni, la regione d'Abruzzo è stata una delle capofile a livello nazionale, il test di screening col pap test è stato soppiantato dal test dall'HPV DNA test. È un test di biologia molecolare che mi permette di vedere se c'è il virus, perché se non è presente il virus non ci può essere malattia, nel senso che non è una, è una condizione necessaria ma non sufficiente, come diceva lo spot, per sviluppare questa lesione. Quindi le nostre linee guida prevedono fino a quest'anno prevedevano il test HPV in tutte le donne dai 25 ai 64 anni. Se la donna era positiva al test HPV, con lo stesso materiale prelevato veniva poi effettuato un pap test. Solo nel caso il pap test fosse stato positivo, nel senso che la donna aveva il virus e nello stesso tempo una lesione, si andava incontro a un approfondimento diagnostico. Nel caso invece era presente l'infezione ma non la lesione, non si faceva altro che accorciare i tempi di controllo, nel senso che quella donna non l'avresti controllata più a distanza di 3 anni ma a distanza di 1 anno, in modo da avere un anticipo della diagnosi, anticipare la diagnosi, che in una campagna di screening è la cosa più importante, perché devi intervenire quanto prima possibile. Adesso con le nuove linee guida che stanno per uscire, stanno per essere approvate penso entro fine anno, la popolazione femminile è stata distinta in 2 fasce. Dai 25 fino ai 30 anni si continua col vecchio pap test, dal momento che nelle donne giovani l'infezione virale è molto frequente. Pare che circa l'80-70-80% delle donne vengono a contatto una volta nella vita con questa infezione virale, ma infezione virale che con la stessa velocità regredisce spontaneamente, quando più la donna è giovane, 50% nel primo anno, 80% nei primi 2 anni. Quindi fare il test HPV in una donna molto giovane, si rischierebbe soltanto di trovare tante donne positive, tante ragazze col test HPV positivo, ma che non svilupperanno mai una lesione, perché hanno delle buone difese immunitarie, una infezione transiente, quindi nel giro di 1 anno regredisce. Quindi una andrebbe soltanto a provocare uno stato di ansia inutile in queste donne, perché, come diceva anche il collega, dobbiamo ricordare che lo screening non è una donna, nello screening non è una paziente che viene da noi, siamo noi che andiamo a chiamare una donna in buono stato sia di salute che mentale, e gli andiamo quasi a dare una preoccupazione chiamandolo per un test. Quindi dopo dobbiamo cercare di evitare queste ansie inutili. Quindi delle donne giovani fino ai 30 anni è sufficiente fare il pap test, quindi vedere direttamente le lesioni. Invece nelle donne dai 30 ai 64 anni verrà fatto questo test di biologia molecolare per vedere se è presente questo virus ad alto rischio. Se dovesse essere presente si fa il pap test e poi si andrà ai successivi controlli. Allora, noi abbiamo parlato fino adesso degli screening, ci dobbiamo fermare per una piccola pausa di pubblicità, poi parliamo delle lettere, ovviamente c'è l'invito che viene fatto a tutti quanti i residenti, in questo caso noi parliamo proprio dell'ASL di Teramo, della provincia di Teramo, spiegheremo come, parleremo anche di una cosa importante, perché abbiamo parlato di tutti i settori femminili, adesso arriviamo a parlare del tumore al colon retto, che è l'unico che interessa uomo e donna, perciò la sua incidenza è al 12% suddivisa in 6% uomini e 6% donne. Vedremo tutto, a tra poco. Seconda parte del dottor Starbene, continuiamo a parlare di screening, parliamo dell'iniziativa dell'ASL di Teramo, parliamo di queste lettere che verranno recapitate a casa di tutti i residenti a seconda dell'età, a seconda delle tipologie, e cerchiamo di spiegare l'importanza proprio di aderire a queste campagne di prevenzione, perché di prevenzione si tratta, e si è visto che grazie proprio agli screening scende del 25% il tasso di mortalità proprio per l'intervento tempestivo. Stavamo parlando
dello screening per quanto riguarda il tumore alla cervice dell'utero. Abbiamo detto che in realtà io ho una, come si dice, incidenza e si trova al quinto posto dei tumori che interessano le donne, perché al primo c'è la mammella, al secondo il colon retto, poi corpo dell'utero, tiroide e poi la cervice dell'utero. La cosa interessante è che quando sono andata a studiare un po' i dati si vede che c'è una controtendenza. Molti anni fa si trovava molto più in alto delle classifiche, per così dire, di incidenza, e ora scende al quinto posto. Sì. Da che dipende? Proprio grazie allo screening. Nei paesi industrializzati la neoplasia della cervice uterina è diminuita di molto l'incidenza, soprattutto perché in questi paesi sono più sviluppati dei programmi nazionali di screening. E tra le neoplasie forse una è quella che di più usufruisce ha benefici da una campagna di screening, perché è possibile intervenire e individuare delle lesioni in uno stadio precoce, in cui un intervento minimo chirurgico è curativo al 100%. A maggior ragione adesso con il test di screening di biologia molecolare, che ha una sensibilità maggiore rispetto al pap test, nel senso che individua molte più lesioni rispetto al semplice pap test, e questo ci permetterà anche di aumentare l'intervallo di screening. Col pap test l'intervallo di screening è di 3 anni, ossia ogni 3 anni la donna si deve ripresentare a ripetere l'esame. Invece col test HPV, essendo un test di biologia molecolare molto più sensibile, l'intervallo di screening è stato portato a 5 anni. Quindi la donna è sufficiente che ogni 5 anni si presenti per ripetere questo test. Addirittura nei paesi scandinavi si parla già di 7 anni, quindi aumentare l'intervallo di screening, quindi dare meno ansia alla donna, quindi intervalli più lunghi, è controparte una maggiore sicurezza e una sensibilità maggiore nell'individuare queste lesioni in uno stato inizialissimo. Veniamo di raccontare quali sono tutti gli screening. Ora parliamo di uno screening che è rivolto a uomini e donne. L'incidenza del tumore al colon retto è del 12% in senso generale, ovvero il 6% le donne, il 6% gli uomini. Dottore Astolfi, in particolare in questo caso abbiamo visto che per le donne si trova al secondo posto come incidenza. Per gli uomini invece qual è l'incidenza? Perché secondo i dati che sono quelli proprio della ricerca sul tumore nazionale, dice al primo si trova la prostata, al secondo la vescica e al terzo il colon retto. Quindi per la donna è al secondo posto, per l'uomo al terzo. Tornano i dati? Forse non so se è al secondo anche per l'uomo. Per l'uomo. Non so i dati precisi. Molto in alto per tutti e due comunque. Non so con precisione i dati dei tumori della vescica. Sicuramente il tumore del colon è una neoplasia molto frequente, quindi probabilmente al secondo e al terzo posto, e anche qui è importante poi la prevenzione, la familiarità. Questo diciamo che da alcuni anni la popolazione è più acculturata, e quindi oltre che alla prevenzione che stiamo facendo nella ASL, è importante anche quello che fa la popolazione di per sé, per la cultura, per una maggior cultura rispetto agli anni passati. Infatti è importante per la prevenzione la dieta ricca di scorie, povera di grassi e di carni rosse, attività fisica, e poi è importante anche la familiarità. E infatti noi vediamo ogni giorno che persone di famiglie dove c'è una storia di cancro e colon retto che vengono a eseguire una colonoscopia anche prima di 50 anni per prevenzione. Le volevo chiedere una cosa, perché adesso lei ha appena detto una cosa che io ho trovato. Si parla di dieta e rischio di cancro al colon e retto proprio della carne rossa. Quindi sta confermando esattamente questo, perché qua io trovo carne rossa trattata più 49%. E invece per quanto riguarda il retto sarebbe 65%. Poi dice carne rossa un più 36%. Che è la carne rossa trattata e la carne rossa? Che distinzione è? Carne rossa trattata, forse preconfezionata, forse potrebbe essere sì. Qualcosa come hamburger, insaccati, trattato giustamente, trattati, gli insaccati. E poi dice addirittura il pesce meno 51%, addirittura contro tendenza all'ingiù, sì. E il pollame meno 24%, perciò si salvano le carni bianche, neanche tutte, pollame e pesce. Sì. E poi molto importante invece verdure, frutta, verdura, quindi... Infatti nei paesi occidentali è una neoplasia in aumento rispetto ai paesi
poco industrializzati, dove si mangia, meno carne. Perché è troppo costoso. Sì. Esattamente, e quindi l'ingenza è inferiore. Quindi questo è un dato confermato. E poi ho trovato un'altra notizia, non so se è confermata, aspirina per evitare il tumore al colon, prevenire il tumore al colon con l'aspirina? Sì, allora ci sono diversi studi, ma questo già da alcuni anni fa, che dicono che i FANS, gli antinfiammatori non steroidei, addirittura in chi aveva le micropoliposi del colon riduceva il rischio, quindi innanzitutto riduceva il numero di micropolipi e poi chiaramente questo, il polipo più cresce più aumenta il rischio di, che possa diventare un cancro, quindi riduce anche il rischio del cancro. Quindi non solo l'aspirina ma anche gli altri antinfiammatori non steroidei. È asintomatico, nel senso, quando si sviluppa questa malattia, sì, quali sono i sintomi? Allora, i sintomi dei tumori del colon, innanzitutto dobbiamo dire che i tumori possono essere benigni o maligni, quindi i polipi, che sono spesso, i polipi piccoli, spesso sono quasi tutti benigni, sono asintomatici. Quando un polipo o un tumore diventa asintomatico, vuol dire che ormai comincia a essere tardi. Cioè i sintomi più comuni quali sono? Un cancro avanzato in genere può dare o sanguinamento o occlusione intestinale, addirittura la perforazione è un evento piuttosto raro ma possibile. Quindi mentre i polipi in genere solo quando cominciano a essere di dimensioni al di sopra di 2 cm cominciano a dare segni di sanguinamento. Questi sono i sintomi in genere delle neoplasie del colon. Quindi la cosa più importante nella campagna dello screening è proprio questo, quello di cercare, uno screening del cancro con la rete, quello di cercare di individuare le lesioni precoci, iniziali, cioè prima che diventa un cancro infiltrante la parete del colon, perché fino al carcinoma in situ, cioè al tumore che sta degenerando, che infiltra solo il primo strato, la mucosa, il trattamento è endoscopico, cioè non c'è bisogno dell'intervento chirurgico, quindi è fondamentale la campagna di screening, perché se noi riusciamo a individuare le lesioni precoci, sicuramente abbiamo la possibilità di curare, quindi di fare la risezione di questi polipi, polipectomia, mucosectomia, eccetera, ed evitare non solo l'intervento chirurgico, ma anche poi tutte le sequele, le chemioterapie successive di un tumore avanzato. Abbiamo detto dunque che l'ASL di Teramo preoccupa di mandare queste lettere ai residenti, ai cittadini, ovviamente divisi per fasce d'età e divisi per pertinenza. Vi facciamo vedere un facsimile, giusto? Ce l'abbiamo per farlo vedere? Sì. Proviamo a inquadrarlo in modo da rendere tutti quanti consapevoli di cosa c'è scritto in questa lettera. E poi, come dice lo spot, rivolgersi al proprio medico di base, perché lui sa già tutto. Quindi niente paura, tutta informazione condivisa. La fatica sarà quella di rivolgersi A, al medico, e B, poi di prendere l'appuntamento per questi screening. Perché la cosa fondamentale è, dicevamo prima di entrare in trasmissione, si fa ogni anno una statistica di quella che è la risposta dei pazienti, dei residenti, insomma dei cittadini della provincia rispetto a queste iniziative sociali, che poi hanno anche un costo per la sanità, quindi è un impegno sotto tutti i punti di vista. Dice, c'è una risposta che noi cerchiamo, insomma, di aumentare, perché mi diceva, per quanto riguarda la cervice dell'utero, è la più antica quella come screening. Noi abbiamo una storia di per tutta l'azienda dal 99, nell'ex ASL di Adria addirittura dagli anni 80. E la percentuale di copertura, l'adesione, 30 anni di promozione, di screening, l'adesione all'invito, la lettera d'invito si aggira intorno al 30%. 30% in 30 anni. 30%, ci sono stati dei momenti in cui si è raggiunto anche il 35%, però quello più di tanto, sono diverse le cause che potrebbero... questa è la cosa importante, le cause. Le cause.
possiamo sempre dire che noi utilizziamo un'anagrafica regionale che non è delle più aggiornate, quindi un 10-20% degli inviti ci tornano indietro perché non raggiungono la donna al vero indirizzo. Però il vero motivo è che c'è una grossa fascia di popolazione che, malgrado venga più di una volta sia stata invitata, non aderisce a queste campagne di screening. Sarà per paura del risultato, per l'ansia che ne può scaturire, mancanza di fiducia nel sistema sanitario nazionale. Quello poi è anche relativo, perché se lo fa spontaneamente l'importante è che lo faccia un test di screening, quella è la cosa importante. Dobbiamo dare un dato importante che abbiamo detto prima. Si è parlato dell'aumento del percentuale di guarigione, si è parlato di un 25% di aumento proprio grazie ai screening, ma la realtà è che chi ancora purtroppo muore per tumore, secondo uno studio, è rappresentato da una popolazione molto anziana. Cioè si parla dei settantenni, e quindi c'è uno studio per capire perché i settantenni poi alla fine si trovano ad avere uno stadio così avanzato tanto da non essere curabile. E la risposta, diciamo l'interpretazione dei dati, perché qua si parla di interpretazione, quale può essere? Perché è una popolazione anziana? Per la patologia della cervice uterina forse non è 70 anni, un po' meno, però in ogni caso sembra un'età un po' molto avanzata, perché fortunatamente sono neoplasie che necessitano di anni, di decenni, di un decennio quasi, dalla lesione iniziale fino a quando non sviluppa una lesione infiltrante che può provocare danni maggiori e quindi la morte della paziente. Quindi in questi casi, e questa maggior ragione, è un peccato lasciarsi sfuggire queste neoplasie, che avendo un arco di tempo così ampio per poter intervenire in modo positivo, non è una neoplasia che nel giro di 2 mesi, 6 mesi diventa irreparabile, i danni sono irreparabili, sono neoplasie che permettono, avendo una crescita molto lenta, andrà attraverso tutte le fasi precoci che la precedono, di poter intervenire, quindi è un peccato non riuscire a intervenire. E invece, dottor Astolfi, qua parliamo di una neoplasia che interessa uomini e donne, il tumore al colon, prima cosa da dire, interessa quale fascia d'età? Lo screening viene seguito da persone di fascia di età? Perché ovviamente la lettera viene inviata per fasce. La popolazione è compresa uno screening da fascia d'età da 50 ai 69 anni, come per la mammella. Anche qui io volevo citare qualcosa su come viene eseguito il nostro screening, anche perché è quello che era partito qualche anno fa e poi si è bloccato, quindi non c'è ancora una tradizione nella nostra ASL. Noi nella lettera di invito è l'invito a eseguire il sangue occulto nelle feci. Sangue occulto nelle feci che e poi la popolazione va a ritirare il kit nelle farmacie, prende il campione, lo riporta in farmacia, la farmacia c'è un corriere che riprende tutti questi kit, li porta in laboratorio e poi vediamo i positivi e i negativi. I sangue occulti negativi vengono comunicati, praticamente devono ripetere il sangue occulto dopo 2 anni per un nuovo controllo, mentre i positivi verranno invitati a presentarsi presso i servizi endoscopia, per adesso è solo Teramo e Giuliano, ma vedremo probabilmente forse anche altri, verranno ai servizi di endoscopia dove noi prendiamo in considerazione tutti questi positivi e vediamo chi deve, quasi tutti devono eseguire la colonoscopia, però può anche darsi che magari l'ha fatto un anno prima e quindi può essere un falso positivo. Dobbiamo discernere, perché il sangue positivo non significa poi avere sicuramente una neoplasia, ma molti pazienti per esempio fanno terapia anticoagulanti, antiaggreganti, allora potrebbe essere positivo o un falso positivo, per cui andiamo a esaminare, visitiamo questi positivi e poi decideremo quelli che devono essere sottoposti a colonoscopia. Io volevo rassicurare che la colonoscopia non è poi così quello che si dice, i pazienti verranno sedati, ma insomma è un esame fondamentale, importante, perché è un secondo step, sicuramente. È molto semplice, domiciliare esatto. A quanto pare. Poi volevo fare una precisazione molto importante, che è simile a quello che ha fatto il dottor Carmine, cioè che le neoplasie o i polipi del colon, anche questi hanno una crescita molto lenta, un polipo di qualche millimetro per diventare
un carcinoma impiega circa 8-9 anni e quindi la crescita, sono pochi i casi di insorgenza come cancro, la maggior parte dei casi sono dei polipi che poi si trasformano, per cui fare la prevenzione è fondamentale. Questo è l'appello, quindi abbiamo detto. Adesso ci occupiamo invece di farvi vedere anche dove si fa lo screening per il tumore alla mammella, ovvero lo screening, quello dedicato al tumore che purtroppo interessa la maggior fetta di popolazione femminile. Abbiamo delle immagini, intanto ce le spiega proprio il dottor Capone, per far capire anche, insomma, per non spaventare. Ecco, questa è l'unità. Dove si troverà questa unità? Allora, noi abbiamo suddiviso il territorio in quattro settori. Tre settori afferiscono, dei gruppi di comuni afferiscono alle strutture ospedaliere. Quindi abbiamo un gruppo di comuni che afferisce all'ospedale di Atri, un gruppo di comuni che afferisce all'ospedale di Teramo, ivi compreso il comune di Teramo, e un gruppo di comuni che afferisce all'ospedale di Sant'Omero. Dall'esperienza precedente abbiamo visto che nel momento in cui noi ci avviciniamo al paziente, ci avviciniamo sul territorio, la risposta è maggiore. E quindi abbiamo conservato il mezzo mobile, noi abbiamo un mezzo mobile che si sposterà nei vari comuni per eseguire questo esame, la mammografia, l'esame di primo livello, quindi andiamo a casa delle persone, ci avviciniamo il più possibile. Devo dire che nella passata edizione la risposta del mezzo mobile è stata di circa il 49-50%, quindi abbiamo avuto un ottimo risultato, cioè abbiamo capito che quando noi ci avviciniamo alla gente, quando noi riusciamo a dialogare meglio con la gente risponde alle nostre, diciamo, al nostro invito. Accorciare le distanze. La lettera, la comunicazione sarà sempre la stessa, sempre tramite lettera. Volevo precisare che nella lettera l'appuntamento è già fissato, quindi noi daremo un giorno ed un'ora che può essere comunque variato dalla donna. Se la donna non può recarsi quel giorno a quell'ora può telefonare, ci sono dei numeri di riferimento a cui telefonare. Altra cosa importante è che, come per tutti gli screening, la risposta della negatività arriva tramite lettera. Cioè nel nostro screening non vengono consegnate le immagini, il famoso dischetto, una volta erano le lastre, adesso sono i dischetti DVD delle mammografie, non vengono consegnate. Però le immagini sono sempre a disposizione, sono nei nostri archivi, sono immagini digitali e quindi possono essere fatte migliaia di copie di quelle immagini. Quindi in caso di necessità, in caso di voler fare una consulenza al di fuori del nostro territorio, magari privata, le donne possono recarsi alle radiologie e richiedere richiedere le immagini. E adesso vi chiedo di specificare una cosa, abbiamo detto le lettere vengono inviate e tutto quanto, ok, calcoliamo, ipotizziamo che qualcuno non la riceva, e allora come si fa? Ripetiamo intanto per lo screening alla mammella chi è interessato, chi la dovrebbe ricevere? Allora, tutte le donne dai 50 ai 69 anni. Chi non dovesse ricevere la lettera, e questo sta già accadendo, può rivolgersi al proprio medico di medicina generale che già adesso provvedono a comunicarci i nominativi di tutte quelle donne che sono in età che non ricevono la lettera e che noi inseriamo nei nostri elenchi, perché come ha detto il dottor Fortunato gli elenchi sono abbastanza vecchi e non aggiornati e purtroppo dobbiamo utilizzare l'anagrafica regionale, non possiamo farci un'anagrafica propria. Altra cosa importante. Passiamo a lui, poi dopo ripartiamo. Invece per il tumore al cervice dell'utero, chi è interessato, chi dovrebbe ricevere la lettera? Tutte le donne dai 25 ai 64 anni. Quindi tutte coloro nella provincia di Teramo che non dovessero riceverla si recano dal proprio medico di base. E danno il loro nominativo, dicono che non hanno ricevuto l'invito e si vede il motivo. Oppure possono chiamare direttamente nella nostra unità operativa dove gestiamo lo screening in anatomia patologica e provvediamo noi a vedere il loro storico, come mai e non aggiornare l'eventuale anagrafica. I nostri sono inviti aperti, quindi una volta che è stato fatto l'invito può recarsi dove vuole in base alle sue esigenze, alle sue necessità, non ci sono prenotazioni, può farlo quando vuole. Dottor Astolfi, uomini e donne da? Uomini e donne da 50 ai 69 anni. Qui nel nostro screening già sono partite 6.000 lettere, è chiaro che a ondate successive, cioè ogni, non so adesso quanti, però ogni mese magari partiranno un certo numero di lettere,
perché poi dobbiamo controllare tutti i positivi, per cui facciamo, è chiaro che a completare lo screening forse impiegheremo un paio d'anni per screenare tutta la popolazione che si aggira intorno ai 70.000, 70.000 persone. Quindi è chiaro che chi non riceve subito la lettera di non preoccuparsi perché prima o poi arriverà. Quindi per voi è anche una mole di lavoro non indifferente, 2 anni per tutti gli screening, perché si conta, voi dunque, lui ha detto 6.000 persone. No, 6.000 lettere abbiamo già inviate, ne dobbiamo mandare circa 70.000 lettere. 70.000 in voi più o meno? Noi abbiamo 38.750 donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni. Una cosa importante, quando l'esame non è negativo, le donne vengono richiamate telefonicamente. Ora io qui vorrei dire una cosa importantissima. La chiamata telefonica non deve generare ansia, perché molto spesso è dovuto al tipo di seno che la donna ha. Se è un seno denso, noi dobbiamo fare un'ecografia, quindi la richiamata viene telefonica. La chiamata è telefonica. Se dobbiamo richiedere una visita senologica, la chiamata è telefonica. Quindi tutto quello che va al di fuori della negatività avviene per chiamata telefonica, ma questo non vuol dire che poi anche una biopsia non può essere negativa. Quindi la chiamata telefonica non deve generare ansia. Questo è un messaggio importante che dobbiamo dare a tutte le donne. Quando verrete chiamate per fare un'ecografia o per fare una visita senologica o per fare anche per fare una biopsia, non pensate subito oddio ho la malattia. Non è così. La malattia ce lo dice l'anatomopatologo quando c'è, cioè quando abbiamo fatto la biopsia. Quindi non generiamo ansia con le chiamate telefoniche. Ricordiamo ovviamente che questi sono degli screening fatti proprio per intervenire. Ecco, questa è una cosa che volevo leggere perché ovviamente magari non è noto a tutti, però tra i dati proprio pubblicati, ecco, per non allarmare, sull'incidenza della guarigione si fanno degli studi e la sopravvivenza viene chiamata, ovvero quello che succede da lì dopo 5 anni, perché nel momento in cui viene diagnosticato e magari c'è un intervento, poi si contano i 5 anni e poi si rallentano i controlli. Due sono le caratteristiche, secondo ovviamente i dati del Ministero della Salute, sono una diagnosi precoce e la terapia. Confermate? Cioè si guarisce nel momento in cui arriva la telefonata, che sia un errore oppure no, comunque si va talmente in anticipo che ovviamente è un percorso molto più controllato, senza paure, giusto? Sì, nel nostro screening è quasi senza terapia, perché con una diagnosi precoce, con un piccolo intervento chirurgico e con un follow up, con dei controlli nel tempo, si ha la risoluzione del problema. Io volevo precisare una cosa, per quanto riguarda la cervice uterina, noi adesso stiamo parlando di prevenzione, questa è prevenzione secondaria attraverso lo screening, però non dobbiamo dimenticare che da qualche anno c'è anche una prevenzione primaria per il carcinoma cervice uterina, perché essendo un virus che lo provoca è la vaccinazione. Quindi le ragazze, mi raccomando di vaccinare le ragazzine di 12 anni, le 12enni, a 2 ceppi di questi virus, a un vaccino che è un vaccino quadrivalente che prende i 2 ceppi più frequenti, il 16 e il 18, e può dare una copertura verso questi 2 ceppi che raccolgono circa il 70% delle infezioni. Poi hanno anche delle reattività crociate verso gli altri ceppi, quindi anche questo dà una mano importante. Cosa importante quindi? Nel momento in cui ci si rivolge al medico di base, poi viene incanalato ovviamente per tutte le diverse pertinenze. Loro ci tenevano tantissimo a comunicare nella maniera giusta, infatti ecco l'accortezza a dire qualsiasi cosa, una telefonata, poi ci saranno altri approfondimenti, si dà attenzione massimo, però quello che chiedono è ovviamente per riuscire a intervenire in tempo serve la diagnosi precoce viene fatta grazie agli screening, gli screening sono gratuiti e fatti sul territorio, perciò si mettono in campo un po' tantissime armi, cercate di rivolgervi e di rispondere a questi screening, perché come abbiamo sentito davvero la risposta è tanto tanto bassa, perciò la fatica è quella di andare dal proprio medico di base, c'è già un giorno con una data per lo screening, come abbiamo sentito non sono invasivi, addirittura per quanto riguarda il colon retto viene fatto domiciliarmente, si va in farmacia, si prende il kit e poi si riporta in farmacia, per ognuno come
come abbiamo sentito il tumore al seno c'è proprio un'unità mobile che si avvicina ovviamente nelle piazze con i medici preposti, e quindi noi quello che cerchiamo di comunicare è: c'è l'impegno da parte della regione, c'è l'impegno da parte ovviamente della sanità, però c'è pochissima risposta. Siamo in chiusura, una battuta per uno per cercare di ottenere una risposta, una buona motivazione per rispondere alla lettera. Beh, la motivazione è che il percorso successivo di un tumore alla mammella scoperto precocemente, e quando parlo di precocemente vuol dire parlo di dimensioni, cioè se noi siamo al di sotto dei 5 mm, sicuramente il percorso successivo terapeutico della donna sarà molto molto più leggero. Di non avere assolutamente paura di fare un test di screening, soprattutto quello della cervice uterina, perché è un'infezione, anche se dovesse essere positiva, un'infezione frequentissima, con la stessa frequenza con cui uno la può prendere, può risolvere il problema. Io invito tutti ad aderire a questo screening, poiché, come diceva il dottor Capone, è importante la diagnosi precoce è fondamentale per una guarigione rispetto a un iter molto complesso del cancro avanzato. E allora l'abbiamo visto, lo spot lo vedrete girare proprio su TV6 a ripetizione, arriverà questa lettera. Noi ringraziamo tantissimo per essere stati qua, aver spiegato nella maniera più dolce, semplice e chiara possibile quello che è lo screening, ovviamente per ogni pertinenza. Ringraziamo il dottor Fabrizio Capone, responsabile del reparto di radiologia dell'ospedale di Atri. Grazie. E poi a Carmine, il dottor Carmine Fortunato, lui è il responsabile di anatomia patologica del presidio ospedaliero di Atri, e poi il dottor Antonio Astolfi, responsabile di endoscopia dell'ASL di Teramo. Loro tre sono stati qua, ci hanno messo il viso, come si dice, per spiegare l'importanza, a loro il compito di ovviamente passare 2 anni a studiare gli screening fatti, perciò insomma la richiesta è quella di rispondere agli screening, si parla di prevenzione, perciò insomma questo è l'appello, noi l'abbiamo fatto, quindi l'impegno adesso è chi riceve la lettera. Grazie a tutti e alla prossima settimana. C'è una lettera dell'ASL di Teramo per te, ti arriverà a casa. Aprila, contiene il segreto della tua salute. La tua ASL ti chiama per esami gratuiti, non dolorosi. Puoi cambiare la data. Se vuoi, puoi portare la lettera al tuo medico curante. Lui sa tutto e risponderà ad ogni tua domanda. Telefona al numero che trovi scritto nella lettera se hai dei dubbi. L'iniziativa della tua ASL si chiama Screening e salva la vita.